L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Dunque, Alba, buongiorno. 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 Come andiamo? Andiamo bene. Molto bene. Adesso noi oggi dovremo trattare l'ineffabile caso Liosca. Andrea Liosca. Questo è molto interessante. Molto. Perché la moglie. Brava. È moglie o moglie. No, fermati. È attualmente la moglie del tuo Bonaga, perdonami, sì, il tuo, sì, ma attiene, sì, no? No, vabbè, insomma, è stato 6 anni mio fidanzato. Appunto. Anche se è un po' rimbambito, è stato comunque, un pezzo della mia famiglia. Pezzo della tua famiglia. Allora, mentre è moglie del tuo Bonaga, è contemporaneamente fidanzato con la con il figlio della D'Urso. Allora, siccome lei questo lo ha tranquillamente confessato, e quindi pone il discorso dei rapporti su un piano completamente diverso e nuovo. La bigamia dichiarata da parte di questa Andrea Liosca, sì. Bella topa, fra l'altro, vogliamo dire. Molto bella, bellissima. Bella topa. Una delle più belle facce che si sia vista in assoluto. Kate Moss di faccia, voglio dire. Brava, stupenda. Brava, una Kate Moss, è proprio lei, brava. Uh-huh. E quindi, insomma, questo è un dato di fatto che il Bonaga evidentemente condivide. Ma dice poco da condividere, nel senso che cosa fai a 70, perché Bonaga si cala gli anni paurosamente, no? Tipo che se ne cala una ventina per volta, però, vedendo e scherzando, del 44, quindi quando uno ha 70 anni va con una di 20, apri il culo e spingi i denti. Cosa pretendi? Anche che una sia fedele, che sia innamorata, che voglio fenomeno dire, che sei, che numero uno che sei. Io trovo che poi Bonaga non mi preoccupate, perché si preoccupa molto spesso di un'altra sua ex fidanzata che ama sempre per sapere. Se possiamo essere, come amici, dire, amici, carini con questa ragazza di cui lui secondo me è innamorato, che è un'altra, quindi siamo a posto, altra ventenne, per cui lui le cumula e arriva più o meno all'età sua, cioè ne mette, mette 3 di 20 e arriva a 60 e più o meno fanno la sua età. Però, hai capito? Una di 23, una di 24, la somma deve fare la sua età. Però è bel criterio, è bel criterio. Dice, lei con chi sta, Bonaga? Con una mia coetanea. Lui ha fatto la somma, la Liosca ne ha 25, diciamo. 31, sì. già vecchia, perché nella somma ci rompe un po' la media, perché va oltre 70. Charlene ce l'avrà un'altra ventina, e adesso è un po' un problema perché non può mettercene una di 15, perché sennò viene accusato di pedofilia e quindi si deve accontentare della somma che non, insomma, è un po' un problema adesso, perché c'è una 2 sui 30, hai capito? Avendocene lui più o meno 70, sì. Se mi senti, mi uccide, perché a Bonaga gli puoi dire intanto fermati, intanto fermati, perché lo stai massacrando. Allora, se del 44 ne ha 68, numero 1. Sì, vabbè, ragazzi, ma 68-70, vi pare che uno si deve fidanzare con quelle di 25-30 anni? No. Senza essere ridicolo. Poi Bonaga è francamente uno degli uomini che porta meglio gli anni che io ho conosciuto in vita mia, perché veramente sembra un cinquantenne. Se sembrasse un cinquantenne, queste sembrano poi delle 25enni, quindi sembra sempre vecchio barbogio, no? Sì. Ma tu ti ricordi? Vi vorrei raccontare quella famosa storia di un giorno di Cristianuccio, di André mio. Che essendo 49enne, ogni volta che mi vede mi fa sempre un sacco di complimenti. Che cazzo, Alba, tu sei nostra figa, porca puttana, del cazzo, Alba. Sì, tu sei l'unica donna di 50 anni che mi piace. E poi mi dice, l'unica donna che trova, dice, però a me piacciono quelle di 20, no? Allora io quando avevo 20 anni e lui ne aveva 19, io ero assolutamente il suo ideale fisico, lui era pazzo, diceva che ero la donna più bella del mondo, insomma, prevedeva, no? Sì. Allora io gli ho detto, guarda Cristiano, tutte le volte che ci vediamo tu mi riempi di complimenti, però alla fine mi ricordi che sono una vecchia, che lui ne ha poi uno in meno di me, non è che ne ha 150, insomma non è che ne ha 20 lui e 50 io, lui ne ha 49 e io ne ho 50. Allora io ho scritto un giorno, caro Cristiano, ho detto, io vorrei davvero immedesimarmi ed essere la ventenne di nuovo, per essere di nuovo la donna ideale dei tuoi sogni, anche erotici e tutto quanto. Però ieri ho provato, mi sono talmente immedesimata nel ruolo di una ventenne strafiga che è dei tuoi sogni,
che poi con occhi di ventenne ti ho guardato e ti ho visto un vecchio pedofilo con la pancia bavoso, un po' schifoso. Beh, certo. Ecco, allora il discorso è, devi decidere se ti piace di più essere visto come una strafigo pazzesco da una cinquantenne o essere visto come un vecchio barbogio con la pancia bavoso e anche un po' pedofilo da una ventenne. Perfetto, ineccepibile. Ecco, senti, ma questo vale per tutte le età. Tutte le età. Alba, tu ci sei rimasta un po' dentro a sta vicenda col Cristiano D'Andrea. No, io adoro Cristiano. Io posso dirti dove sono rimasta dentro la questione con Cristiano, ed è vero, e che io non posso perdonare a una persona che ha tutte quelle qualità, tutte quelle qualità. Allora, bellezza, perché era veramente uno dei ragazzi più belli che io abbia mai visto nella mia vita. Intelligenza, perché è un ragazzo profondo. Talento da vendere, perché come musicista, mi dispiace per i De Andreiani, pensatela come cazzo vi pare, non ha mai scritto nulla di straordinario, anche se ha fatto dietro la porta e ha fatto da Dio, ma come musicista è più bravo di suo padre, e suona il violino come raramente ho sentito suonare, veramente quasi da Uto Ughi, adesso sto esagerando, ha la voce e il talento di suo padre sul piano musicale, e io vedere una persona come lui, che si è buttato via tutta la vita, è un, avendo per lui un profondissimo affetto che ci lega da quando eravamo ragazzini, veramente da 35 anni posso dire, è veramente una delle cose che quasi non perdono a me stessa, nel senso che dico come mai non sono riuscita a fare nulla per far sì che si convincesse che lui doveva amarsi di più, insomma, questo. Ma forse c'era sempre stata l'ombra della quercia che gli ha impedito. Lo so, l'ombra della quercia purtroppo, ma non era mica tanto quercia, te lo voglio dire, lì era più un padre come Fabrizio, è bello averlo teoricamente per le royalties, ma non credo che sia bello averlo nella vita, perché sono uomini molto concentrati su loro stessi, molto egoisti, molto artisti, come spesso succede a grandi artisti, molto poco capaci poi di... No, di io essere... intendo dire che molte volte questi figli, dico tanti padri, mollano perché dicono ma tanto io cosa potrò mai fare? Il mio massimo non sarà mai nulla al cospetto di quello che ha fatto. È lì il problema, anche perché io mi ricordo, andavamo in giro e c'era la gente che mi diceva lo sa che io una volta ho stretto la mano a suo padre, ho comprato all'asta il violino di suo nonno e qui e là eccetera eccetera. E quindi è vero che tu hai sempre questo spettro. Senza però che io ho sempre sostenuto che tra lui e suo padre io ascolto molto più volentieri lui e le canzoni di Cristiano, ma il problema è che se non ci crede Cristiano non lo posso convincere io. Allora io ho avuto, devo dire, tutti uomini dal primo all'ultimo, neanche uno escluso, neanche più figli di puttana di cui non faccio i nomi perché però francamente erano tutti dei super figli di puttana. Chi era filosofo era un super filosofo, perché adesso io posso prendere in giro Bonaga, ma Bonaga è veramente una delle persone più intelligenti assolutamente in Italia. Quindi voglio dire, io penso anche questo, che se io a 50 anni non riesco più a trovare la carica per potermi innamorare, è perché sono talmente innamorata delle mie storie e di queste persone che ho conosciuto che mi basta così, voglio dire, tutto sommato, no? Adesso c'ho il Venghi e non posso occuparmi di altro. Ovviamente quel paraculo del Venghi Quel paraculo del Venghi, che sarebbe il mio cane, che mi manca perché sono da una settimana a Roma. Senti, voglio dirti una cosa. Dimmi, amore. Per chi si preoccupa tanto del fatto che gli aerei sono in ritardo in Italia, questo paese qui là, mio figlio sta tornando dalla Cina, vuoi che ti dica quante ore ha di ritardo su aereo? 8. Ti piacerebbe? 12. 12 ore, però lui era tutto contento perché l'ha messo in un mega albergo cinese lì a Shanghai, di quelli proprio... Sala grande, certo. E allora lui in fondo si è adattato perfettamente anche a quello. Però lui ritornerà, da quanto ci hai detto ieri, perché si profila una vita in Cina per... No, per carità. Però... Mai dire mai. Però la Cina è più vicina di quanto... Si possa pensare e immaginare. E poi vi spiegherò perché adesso purtroppo non posso, sono tenuta da un segreto professionale. Va bene. Voi ricordate che nel frattempo io sto per aprire la scuola di recitazione. Alba Pariatti. Dove? Qui a Roma, Alba? No, sai, una scuola di... No, sto scherzando, amore. La scuola, quella quella là, quelli che è il calcio. Domenica sono allo stadio di Torino e sabato a presentare il mio libro a Moncalieri. Mon
sappiamo, ieri. Sappiamo. Sì, sì, e sabato sì. ho scritto anche a Lapo che però ieri era in aereo, festeggeremo insieme. Poi ma, pausa. Perché non lo fai venire alla presentazione del tuo libro Moncalieri, Lapo? Tanto non ha un cazzo da fare. No, dire, ma infatti anch'io penso questo. Ma dico, ma che te frega, Lapo? Vieni qua, io c'ho un piccione che mi sta venendo a mangiare i miei dolcetti, che carino. Piccolino, dagliene un po'. Allora. Sì, sì, glieli do. Dai. Senti, volevo dirti una cosa. Sì. Cosa commentiamo? Un milione. Oggi come un milione. Chi che cosa? Indovina, dai, Alba, ormai ci dobbiamo capire. Un milione. Allora aspetta, 9,42. Non mi dire volo. Esatto, grande, vedi, ormai ci capiamo, c'è feeling. No, ma amore, ma io sono una maga, tu ti devi rassegnare. Pensa che io ero l'unica che aveva detto che Vergeri lo beccava al 20%, l'ha beccato. Sì. Altro che Ada Alberti, qua la moglie di mio marito, la vera maga ero io. Allora, le becchi tutte, oh, proprio le massacri tutte, anche la Ada Alberti. Va detto... Ma no, ma io Ada voglio bene, ma voglio solo dire che sono più maga di lei. Ma è ovvio. Ma ha detto che volo era la puntata del mercoledì, quindi quella seguente il programma della Sciarelli. Non l'ha fatto volo l'ascolto, l'ha fatto la Sciarelli, esatto. Dai, scusami. Sempre la stessa storia ormai. Sempre è un carina con tutti, una parola buona per ognuno. Poi vediamo chi altri. Altri programmi? Come è andata la serata? Bene, chi l'ha visto? 3.156.000, quindi bene, 12%. Grande Federica, vai. Poi, punto su di te, prima puntata del nuovo programma condotto da Claudio Lippi e Elisa Isoardi. 3.161.000 telespettatori, 12%, questo è Rai 1. Tutte rete? Rai 1. Complimenti, voglio dire. Mica poco, mica poco. No, pochissimo. Criminal. Amore, Marcello, un disastro. Criminal. Tu dici perché Rai 1, quindi un disastro. Ragazzi, ma Rai 1, 12% è una catastrofe. Non facciamo beneficenza. La forza della... Allora, quanto ha fatto Rai 3, scusa? Rai 3, 3.156.000. 12.03. Siamo 12.03, Rai 3. Stiamo 12.09. Parlando della rete Ammiraglia che dovrebbe fare 18 minimo 20 per andar bene. Che dovrebbe fare 7. La realtà è questa, ma io non volevo massacrare Lippi. Gli volevo anche dare... a me piace di Lippi, perché Lippi è un grande professionista, un amico, è bravo e ci piace, voglio dire. Però evidentemente c'è qualcosa di sbagliato. C'è. Ancora Criminal Minds, Rai 2, 1.900.000 il primo episodio, 2.5 il secondo, e poi ha vinto la serata invece Canale 5 con Le Tre Rose di Eva, serie TV. La solita, quella Luca Ward. Esatto, San Frocic e Farnesi. Certo, Andy Cox. 5.512.000 telespettatori, 21,18 di share. Su Italia 1 c'era questo pazzo matrimonio. Rete 4 tiene, stavolta non grazie a un film, ma grazie. Quale pazzo matrimonio? Quale? Non pazzo matrimonio greco, no? No, è un candid show. Ah. 1.500.000, ha fatto poco. Su Rete 4 c'era la finale di Europa League tra Atletico Madrid e Athletic Club, 2-3, ha fatto l'8%, non tanto. Sulla 7 il film Hancock con Will Smith, 1 milione, 4%. A proposito, cosa la mettiamo con la 7? Chi se la compra? La 7 siamo sempre là, c'è Cairo che potrebbe comprare la TV e c'è Di Benedetti che potrebbe comprare le strutture. Quindi la vicenda è questa al momento. Le frequenze, dici? Sì. Oggi intervista la stampa, intervista il presidente di Telecom Bernabé, che dice contiamo di chiudere nel giro di poco tempo. Sull'interesse di De Benedetti ha detto se c'è interesse qualcuno deve muoversi. Fino adesso non si è mosso nessuno, quindi insomma un po' gettato acqua sul fuoco. Allora, e il titolo vuole in borsa però. No, però aspetta, Bernabé, questo lo diciamo ad Alba perché potrebbe essere il suo futuro prossimo. Bernabé dichiara: ora ci sono le condizioni per la vendita di la 7. Ha detto: contiamo di chiudere nel giro di poco tempo. Il titolo oggi vola in borsa, non quello di Telecom 2.5. Telecom Italia Media, invece, che è quella che controlla la 7, che è l'asset che verrà dismesso da Telecom, ha guadagnato il 10%. Quindi è fatta, insomma, verrà venduta. E anche Mentana ha parlato, che non fa niente, non ci sposta molto dal punto di vista editoriale la vendita, perché siamo in Serie A e resteremo in Serie A. Certamente. Con Alba. Sì, perché poi dopo... Certo, Mentana soprattutto l'ha detto di sicuro. E poi, conoscendo la sua generosità d'animo nei confronti dei colleghi, eccolo. E soprattutto, secondo me, il titolo è volato quando hanno detto che forse io farò un programma sulla serie. Esatto, proprio diciamo quello, la verità. Proprio è volato fuori dalla finestra. È volato. Ah, grande. Che spettacolo di donna che sei. Alba, ci sentiamo domani, amore. Vorrei grazie. Dirvi una cosa. Che dilla. Le pizzette del cigno piacciono da pazzi ai piccioni. È vero. Da pazzi. L'hanno spazzolata come una...
non hai idea. Ma sono due giorni che te stai a mangiare queste pizzette del cigno, Alba. Ma difatti, amore, devo andare direttamente a Villa Paradiso quando torno. Perché fai una dieta per presentarti scultorea alla stagione estiva. Esatto, anche perché quando mi faranno le prime foto con cellulite non sarà un giorno felice. No, per me sarà felicissimo vederti. Ma non ti preoccupare, ci penso l'oltato e venghi a tenermi magra. Va bene. Va bene, a domani tesoro. Ciao, un bacione grande alla nostra Alba Parietti.